Doppio colpo dei carabinieri nella lotta allo spaccio con due pusher che sono finiti in manette nel corso di altrettante operazioni svolte a poca distanza di tempo l'una dall'altra. Gli arrestati sono un nigeriano di 40 anni e un ventenne marocchino che, nonostante la giovane età, ha già un lungo curriculum criminale. Il nigeriano aveva escogitato un sistema per nascondere la droga nel telaio della bicicletta, ma è stato scoperto dai carabinieri che hanno recuperato quasi 90 grammi di eroina. L'uomo era tenuto sotto osservazione già da qualche giorno dopo le segnalazioni dei cittadini. Ieri sera era in sella alla sua bicicletta quando è stato fermato in via Pomedia dai carabinieri che hanno scoperto il nascondiglio dello stupefacente. L'altro spacciatore è invece finito in manette dopo un lungo inseguimento nei campi. Era stato colto in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina a un giovane italiano vicino alla passerella di Casale. Addosso aveva altre 10 dosi di cocaina e 3 di hashish pronte per essere vendute.